Non abbassare la guardia contro la criminalità organizzata, perché anche la Toscana può essere terra di infiltrazioni. È stato questo l'invito del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in visita a Pisa per una lezione aperta all'università e per l'inaugurazione di un'edicola confiscata alla mafia. Il servizio è di Alessandra Parrini. L'edicola confiscata alla mafia nel centro di Pisa si chiama, 2 anni dopo il sequestro deciso dal Tribunale di Reggio Calabria, Saperi della legalità. E la presenza dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata una grande emozione per gli studenti che hanno realizzato i 2 loghi vincitori del concorso aperto alle scuole della provincia, ma anche un riconoscimento all'impegno di Libera insieme ad altre associazioni, cooperative ed enti locali, perché la Toscana è una realtà sana, ma, ha detto Raffaele Cantone, proprio per questo non bisogna abbassare la guardia. Guardi, la Toscana io credo che ha un livello di infiltrazioni per fortuna non particolarmente grave. È sempre stato un luogo di transito, per cui c'è sempre stata una discreta presenza di strutture mafiose, soprattutto nella logica dell'investimento. Però proprio perché è una realtà anche sana e economicamente interessante, perché c'è il turismo, c'è tutta una serie di attività collegate anche al vino, diciamo, a molti prodotti collegati all'attività alimentare, può far gola alle organizzazioni mafiose. Per Cantone anche una lezione aperta all'Università di Pisa, dove c'è un master in analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione. Perché studiare il fenomeno in modo corretto aiuta i cittadini a vigilare.